Ci siamo ragazzi. Ciao ragazzi. Eccoci qua su The Last of Us. Allora, ragazzi, sono le 23 e 24, quindi la facciamo verso fino all'una 24, l'una e mezza, adesso vediamo. Comunque, benvenuti ragazzi, questa nuova live su The Last of Us. Siamo al terzo episodio su Twitch e il secondo su YouTube. Ok? Dico sempre sta cosa per quelli che guardano poi il video su YouTube. Ragazzi, davvero, vi ringrazio tantissimo, la live scorsa su COD è stata pazzesca e ringrazio ancora Brian, Amato e Simon Luca, Real, tanta roba, ci siamo divertiti un casino, ma ora pensiamo a The Last of Us e andando, per quanto concerne andare avanti appunto ragazzi, quindi ok, The Last of Us, continua, andiamo ragazzi, andiamo. Siamo arrivati ragazzi al rifugio, quindi abbiamo fatto conoscenza di Bill. E andiamo avanti. Eccoti qua. Allora, raga, fa un caldo veramente. Io adesso vado un attimo a prendere un altro po' d'acqua intanto che carica il gioco. Scusatemi, ma devo prendere l'acqua, raga, perché veramente fa caldissimo. Qua. Ho preso un po' d'acquetta, raga, perché fa un caldo allucinante. Mamma mia. Ah. Ciao bro, ciao Marx. Benvenuti ragazzi, siamo pronti per andare avanti su The Last of Us. Ripeto, siamo al terzo episodio su Twitch, mentre il secondo su YouTube. Ok. Bill. Allora, in che guaio ti sei messo? Dov'è Claire? Piccolina. Un lavoro o una semplice consegna? Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Dai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Ok. Ci servono altre armi, afferrato. Ricevuto, Bill. Mamma mia, raga, sto sudando, veramente fa un caldo atroce. Cioè, mi verrebbe quasi voglia di andare giù in cantina a prendermi il ventilatore, veramente. Porca miseria, cioè, sudo stando fermo, è allucinante. Ah, qua c'è roba. Ciao Ellie.
No, qua c'è una mazza da baseball, ma non me ne faccio niente. Ho già il tubo potenziato, quella lama. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Aspetta, Bill, non volermi male, ma voglio controllare bene qua cosa c'è. Secondo me... No, non ho dimenticato nulla. Ok. Va bene. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana. No! Carico è pronto. Porca miseria. Te. Niente, continuo a sbagliarmi tasto, ragazzi. Ok. Devi ricontrollare le barricate. Ci sono, amore, ci sono. Sai cosa significa? Ok. Prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. Dovrai. Bill. Fa morire, raga. Ellie mi fa morire. E si sale. Aspetta, Bill, che qua. Secondo me c'è qualcosa che mi sfugge. O forse no. C'è un mattone, però non me ne faccio niente. Niente. Mamma mia, sono un po' messo male le munizioni. Ok, no, c'ho questa. Eccomi qua. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Eh già. Questa, ragazzi, è un po' la filosofia che sta su della Stofas, ovvero aver paura più della gente viva piuttosto che degli zombie, comunque degli infetti. E mette a luce la brutalità dell'uomo, appunto. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Perfetto. Ok. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Bene, siamo arrivati all'armeria. Non toccare niente. E tu chiudi la porta. Madonna, stai calmo, Bomber, mamma mia. Camomilla, magari. Prepariamoci. Bevo un po' d'acqua. No, non ti serve. Joy, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene, aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta.
È morta testa, raga. Devi riportare la ragazzina, dove l'hai trovata? Non posso riportarla e basta. Ora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca. Gaia le toste. La babysitter è abbastanza lungo e prima o poi ti cagano in Bill, faccia. Per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Oh, sì. Diamoci una mossa. Fucile a pompa, ragazzi. Shotgun per noi. Perfetto. Nuovo giocattolino. Fucile a pompa. Nuova prima arma. Di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Ottimo. Ragazzi, Bill ci sta equipaggiando mica niente male. Queste potenti bombe esplodono quando un nemico si avvicina. Puoi usarla a scopo offensivo o difensivo, lanciandole con una parabola ad arco con L2 e piazzandole in posizione strategica con R2. Ok. Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da questa onda. Erano tutti alla sua casa. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Quanta roba qui. Se non funziona. Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Ok, raga, fatemi vedere bene qua in giro perché lì c'è anche un tavolo da lavoro dove possiamo potenziarci le armi. Quindi direi di approfittarne. Ora qui. Mamma mia, quanta roba! Ottimo, è un'armeria veramente sto posto. Da qua ho preso tutto. Qua c'è qualcos'altro, però non possiamo prenderlo. Allora, possiamo crearci un coltello. Direi di farcelo. E una bomba. Aspettate un secondo. Ok, usiamo un kit medico. Anche se lo usiamo un po' per niente, perché per almeno così possiamo prenderci. Ah, non possiamo. La forbice sì. Ok, ora sì. Ottimo. Così ragazzi non tralasciamo niente, ci riempiamo tutto. Ok, mi sa che abbiamo preso tutto. Potenziamo, ragazzi, vediamo cosa possiamo potenziarci. Beh. Vediamo cosa abbiamo. Allora, fondina e arma. Pistola, canna lunga. Fondina per una seconda pistola, canna lunga. Fondina per una seconda pistola. Direi di fare questa. E anche questa. Ok. Ok, mi sa che non possiamo fare più niente. No. Poi ci hanno fatto due fondine, raga. Quindi, ottimo. Vedete? Adesso possiamo, senza fare il cambio nello zaino, possiamo selezionare subito le due pistole. E anche stessa cosa con le armi qua. Le armi tipo fucili e arco. Ottimo, ragazzi. Davvero ottimo. Questa cosa è utilissima. Soprattutto negli sconti, negli sconti aperti ti fa risparmiare un sacco di tempo. Quindi ti può salvare anche un po' la vita.
Senti Ellie che canta. Wow, la testa chiesa, ragazzi. Wow. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Eh già, immagino. Aha, qua c'è qualcosa. Quello non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, non tocco niente. Non è vero, abbiamo già toccato. C'è una nota. Bombe. Un gruppo di runner ha fatto esplodere la maggior parte delle bombe sul lato sud della città. È tempo di fare un'altra passata. Non dimenticate di segnare le posizioni di tutte le bombe sulla mappa. Ok. Ok, è ora di fare i bagagli. Lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Pronti, ragazzi. Dobbiamo prendere quei pezzi d'auto. Oh, cavolo. Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Ah, qua c'è la parte del cimitero. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Pensiamo tutto noi. Ehi, Bill. Avete sentito? Silenzio. Ah, sì, purtroppo ho sentito. Prendiamo l'arco, che è l'arma stealth. Ok, c'è già un clicker lì. Clicker. Sono un idiota. Ok, questo è andato. Si è pure rotta la freccia, porca miseria. Non è morto? Brutta situazione, ragazzi. Ehi, vabbè. Ok. Cazzo. Ellie, le parole. Che è sto casino? Non fate drag roll con quel cadavere del flicker. Due. Ok, ragazzi, non abbiamo più coltelli, quindi non possiamo più ucciderli da dietro. Niente, dobbiamo evitarli. Dobbiamo evitarli se riusciamo. Dove si è messo questo, proprio dove c'è. Madonna, che ansia. Odio quelle cose. Zitta, Ellie, non è il momento di parlare. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Shh, ma sei scemo, Bill. Andiamoci senza preoccupare. Piano. Oh,
Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Ma facciamo così, ragazzi. I clicker li facciamo andare più lontani possibili da qua. Joel, nemici a sinistra. Hai visto, Ellie? Mamma mia! Cosa abbiamo fatto qui? Ok. Munizioni di fucile a pompa, ottimo. Ehi, guarda. Siamo ancora vivi. Ha gufato. Cacchio, raga, non ho coltelli. Bel problema. Perché senza i coltelli non posso far fuori stealth i clicker. Purtroppo. Madonna, quanti sono? Vabbè, quello mi vede, mo. E invece no. Non mi ha visto. Oddio. Allora. Qua non c'è niente. Ok, ragazzi, esploriamo bene sta casetta per vedere se ci sono delle provviste. Ok, qua c'è una piastrina delle luci. Una piastrina indossata ai membri della milizia delle luci. Perfetto. Collezionabile, niente di che. Che spavento! Oh mio Dio! Ragazzi! Che spavento, porca miseria! Ma è impazzito! Ciao Guglielmo, benvenuto. Ma sei impazzito totalmente! E vabbè. Te, clicker, non ci provare. Craftato il coltello, ragazzi, ho craftato perché ce n'è bisogno. Ottimo. Se con quei ragazzi mi deste un'arma, potrei ammazzare quegli stronzi. Sta zitta, zitta. Non ha tutti i torti, però, Non c'è niente. Forse è meglio la bottiglia, raga, invece il mattone, perché fa più rumore la bottiglia. Quindi attira di più. Vabbè, te ti voglio fare fuori stealth. Niente. Mazza da baseball con il potenziamento, buono. Molto molto buono come ritrovamento questo.
frecce. Ok. Un arco. Lo sappiamo già. Allora. Spero di non aver lasciato niente indietro, raga, però non credo, vabbè, anche se fosse una... Questo faceva qualcosa? No. Da questa parte. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Dai, vai. Vai a lì. Molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Ciao, Simon. A casa ci sono altri clicker. Va bene, Ellie. Merda. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. E sono in due. Allora, raga, qua io ce l'ho due di coltelli, però sono troppo vicini sti qua. Ok, no, non mi ha sentito. Ottimo. Ok, c'è un altro. Vabbè, ragazzo, qua devo per forza farlo fuori con le maniere forti. Stammi vicino. Faccio io. Mamma mia. Quanto dista, Bill? Siamo quasi. Dovremmo essere rapidi. Entriamo, prendiamo la batteria e usciamo. Non voglio rimanere intrappolato lì dentro. Ok, tutto chiaro. Fatemi controllare se c'è qualcosa qua nei paraggi. Che figo sti poster. Starvage, Starlight. The movie. Ok, allora possiamo fabbricare un altro coltello. In realtà sarebbero altri due. Perfetto. Saliamo sul camper e andiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro, dai. Ok. Oh, dov'è Ellie? Ah, eccola, ok. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Mandiamo Ellie. Va bene. Cosa c'è qua dentro? Ah, provviste. Ok. Sì. Coltello, ottimo. Freccia. Dammi una mano con questo. Arrivo. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Ok. Sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Raga, devo cercare di ucciderli tutti con l'arco questi.
Se no è un bel casino. Madonna, m'han sentito? No, raga, non ci credo. Porca vacca. No, ho sbagliato, non volevo prendere. Ok. Raga, pistola abbiamo zero colpi, eh. Messi un po' male. Corri, Ali! Corri! Oh, arrivano da tutte le parti! Oddio! Sono io! Da questa parte! Aiuto! Figlio di puttana! Essere schifoso. Muorici. È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Okay, la domanda come entriamo? Muti. La serie non entriamo. Che paura. Raga, qua potevamo fare tutto stealth, ma... Se mi aiuti a salire la spingo giù. Vai. Olè. Non farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Raga, sto bevendo come un cammello. Cioè, veramente. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Fa un caldo asfissiante. Merda, hai sentito? Stanno arrivando. Più in fretta. Via, okay. via. Entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Sono bloccate. Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! C'è un barco svelto! Joel, c'è un'entrata! Dai, per vinci! Porca vacca! Merda! Merda! Dai, andiamo! Porca vacca. Bill, fai in fretta. Dai. Aiutami. Dimmi che hai finito. È vuoto. Cosa? È vuoto, cazzo. Ragazzi. Bene. Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il corpo. Forza. Bella risposta. Vai, 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 vai. Uscire dal retro. Voi due, seguitemi. Togliamoci da qui. Accomodati. Preso. Ok.
Yeah. No, l'ho mancato. Ottimo. Piano. Ok. Per il corridoio. Potremmo passare da quelle aule. C'è un passaggio. Dobbiamo oltrepassare quei tizi. Vediamo in sera quanti sono. Ellie si è compenetrata. Oh cavolo. Ma che cosa abbiamo fatto? Bellissimo stazione. Occhio. Raga, qua ci siamo comportati veramente molto bene. È una miseria. Forse possiamo passare dal corridoio. Ho capito, ma sono in 3000. Ottimo. Sì, Guglielmo, è una cosa di gameplay, perché se avessero sentito anche loro quei momenti improvvisi che fanno, cioè, ti sgamavano ogni 2 secondi. In effetti loro a livello di design proprio, se corrono, cioè come se non li sentono, i tuoi alleati. Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. Oddio, ho un brutto ricordo della palestra io. Ho un bruttissimo ricordo della palestra. Ho un bruttissimo ricordo. Ecco. Eccolo, perché è un bruttissimo ricordo. Che cazzo è quello? È un dannato bloater. Un cosa? Un bloater. Ci penso io. Porca vacca miseria. Sai che ti dico bloater? Facciamo così. Merda. Via da loro. Tieni gli occhi aperti. Brucia, maledetto. Sì, è morto.
Ok, curiamoci. Cosa è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Mamma mia, che incubo. Le lezioncine di biologia, ma possiamo uscire qui, per favore? C'ha ragione. Ok, aspetta che guardo qua. Gradinate. Dammi una spinta, Joel. Sì, vabbè, io ero già a Napoli. Correndo. Non dovrebbe esserci più niente, eh? Sto controllando se c'è qualche provvista. No, sembra di no. Andiamo, ragazzi. Ok. Forza. Dai. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di... E porca. Ce l'ho! Ne manca solo uno. Forza. Ok. Come odio quei cosi. Li hai fregati. Ora sali. Tirami su. Mamma mia. Lì le parole. Di qua. Siamo a bersagli facili qui. Di qua c'è un'altra scala. Non fermatevi, vi seguo. Forza, Joy. Mamma mia. Entrate in casa subito. Madonna, che incubo. Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre di a Tesca e può prendere questo non lavoro. Non mettere in mezzo Tesca. E può ficcarselo dritto. Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Aia. Conoscevi questo tipo? Frank. E chi era un suo amico. Frank? Era il mio compagno. Ahia, si è suicidato. È l'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Vedi, ragazzi, Bill non la dà a vedere, ma è molto sensibile come persona. Ha dei morsi. Qui. Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Io la amo, sta ragazzina. Non ci posso fare niente. La mia batteria. Quello stronzo. Ah, Frank l'aveva fregata. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. Poverino, sì. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B. Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Seguito quelli che noi spingiamo. Gesù! Altra roba mia. Mamma mia. E allora? Che fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Poverino, non sta bene Bill. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea.
Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Brava piccolina. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Già un po' il rapporto tra i due ragazzi inizia un po' a stringersi. Allora. Ok, in casa c'è dell'altra roba, quindi andiamo a vedere. Ecco qui. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Ok. Che brutta fine. Quanta roba, oh. Aspetta, vediamo cos'è. Ok, possiamo farci un coltello. Nota di Frank. Beh, Bill, dubito che leggerai mai questo biglietto. So che avevi troppa paura per arrivare in questa parte della città, ma se per qualche ragione l'avessi fatto, voglio che tu sappia che ti ho sempre detestato. Mi ero stufato di questa città di merda e del tuo modo di fare abitudinario. Volevo di più dalla vita, e tu non l'hai mai capito. E quella stupida batteria di cui continuavi a frignare, ce l'ho io. Ma immagino che avessi ragione. Forse. Se lascerò questa città, rimarrò ucciso. Beh, sempre meglio che passare un'altra giornata con te. Buona fortuna, Frank. Non sono proprio parole carine tra due amici, eh. Mamma mia, brutta cosa. Scoprire che magari eri amico di una persona, ma ti odiava in fondo. Pronto? Possiamo dare la lettera a lui, ragazzi. Bill, ho trovato questa qui e ho pensato che dovresti averla. Ci si sente così. Fanculo anche a te, Frank. Stupido idiota. Pronti ad andare? Va bene, Bill. Ok. Ok. Mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo? Non mi interessa. Sì. Non fare cazzate. Ok, Ellie, stai pronta. Vai, Ellie. Schiaccia ora. Schiaccia. Perfetto. Ehi, bel lavoro, ragazzine. Dai, dai, dai. Dall'altra parte, a sinistra! Oh, merda. Siamo a posto. Torniamo al camion. Dobbiamo andare più veloci. Dobbiamo arrivare alla collina. Dai, 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 dai. Non solo superare la cima. Sente, dietro la casa. Abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Davvero? Ho rovinato la giornata. Perché l'avevano morso, amore. Era fregato ormai. Porca. Stai pronta? Ok, Ellie, metti in moto! Zitto, che roba! Sì! Bill. Beh, significa.
hanno sentito anche gli infetti. Saliamo sul camion. Via, 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 via. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Dai. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Ok. Ciao, Bill. Mamma mia, ragazzi. No, cazzo! Ehi, non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, hey, questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ecco. Ciao ciao amico. Oddio, ma non ho capito, ma quindi Bill... Non è etero. Sai una cosa? Non vale per niente. Perché prima infatti è il suo compagno. Ho capito adesso. Stanca. Non sono stanca. Ai ai ai. Bel palo lì dietro. E adesso? Che bella che è lei, mamma mia. È fatta troppo bene. Piano. Aiuto. Porca merda. Prego. Andiamo ad aiutarlo. Allaccia la cintura, Ellie. Aiutati. Ma scusa, è quel tizio. Non è neanche ferito. Banditi. Maledetti. Abbiate più paura dell'uomo che degli infetti. Infatti. Sto bene. Sto bene. Non hanno belle intenzioni. Vieni qua, tu, guarda. Eccolo. Pezzo di merda!
Maledetti. Lasciate stare la mia piccola. Dai, Jorri, sì. Madonna, se ti faccio in fondo schiena. Bam, muori. Come hai osato? Forza! Prendi fiato! Ce ne andiamo! Che ansia, non c'è molto di pace, raga! Madonna, morirete tutti, però avete dato anche uno schiaffettino alla mia Ellie. Siete voi che siete morti. Sei ancora vivo? Avanti! Mamma mia, bravo Joel, così mi piaci. Ci sono ancora, no? Maledetti. Eh sì, invece. Vuoi vedere che sei fatto? Muorici. Bene. Credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ottimo. Ricevuto. Raga, tutto sto casino per avere la macchina. E guardate com'è ridotto adesso. Questa è la mia vita. Ok. Allora. Cos'è? Munizioni di pistola. Se c'è qualcos'altro di utile qui. Ok, mi sa che abbiamo preso tutto, no? Invece no. Vedi niente? Ok, sì. Andiamo, Ellie. Cosa per tenerla aperta? Della serie è una gioia. C'è della roba interessante qua dentro. Belli! Ok, vai! Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cacciatori, sono banditi. Buono. Attrezzi livello 2. Non sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Cos'è, bomba fumogena? Fumogeno. Lo zucchero ossidato crea una coltre di fumo che ti nasconderà dai nemici. Sopravvissuti. Ottimo. A malapena. Allora, usciamo di qui.
Ottimo. Però a livello di risorse, ragazzi, è messo abbastanza bene, eh. Mamma mia. Maledetti. Guardate quante scarpe. Cioè, questi tizi uccidono la gente per rubare scarpe, vestiti, cibo, cioè qualsiasi cosa. Che maledetti. Vedete, scarpe per 4, giacca, indumenti vari, gomme, medicinali vari. Maledetti vermi. Non posso potenziare niente, no. Ok. Comunque mi sto rendendo conto solo con questo let's play che questo gioco è un capolavoro. Peccato però che non è. Non aver avuto la fortuna di giocarlo. È un capolavoro, sì, Guglielmo. E sono onorato di quello che hai detto, nel senso che mi fa piacere che te l'ho fatto scoprire, insomma. Come lo sapevi? Magari tra un mese esce il 2, cioè io non vedo l'ora. Mi sono schierato da entrambe le parti. Già prenotato in Deluxe Edition, ovviamente. Lo prenderò per uso. Prendilo come vuoi. Mamma mia, ragazzi, è il loro covo, praticamente questo. Oh, munizioni pistola, finalmente. Dove dormono quegli stronzi? Dove dormivano, voglio dire. Kit soccorso potenziato. Manuale medico volume 1, maggiore efficacia nelle misure di primo soccorso. Ok. Quindi in teoria ci ha potenziato la cura. Cioè i kit medici. Frecce, ottimo. Banco da lavoro. Mappa. Mappa delle imboscate. Una mappa dei punti di imboscata dei cacciatori. Pensa a te. Possiamo potenziare qualcosa. Sì, possiamo potenziare. Allora, devi potenziarci un po' l'arco, ragazzi. La portata. Velocità di tiro anche. Poi ci potenziamo un po' il fucile a pompa. Capacità caricatore, velocità di fuoco, velocità di ricarica. Capacità caricatore. E velocità di fuoco. Ok. Andrà più che bene. Vediamo un po' adesso com'è. Vedi molto meglio. Ok. Mamma mia, guarda che roba. Non penso che questi tizi fossero infetti. Non importa, proseguiamo. Bene, ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie, rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Ok. Molto bene. Sto fischiando. Fischi. Perfetto. Un Bravissima. Altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Fantastico, è gasatissimo. Che ansia sta musica.
Oh. Mi piacerebbe. Terminator Shock. Cosa è successo? Questo lo fanno i tuoi amici cacciatori? Bello. E no, secondo me è stato l'esercito. Perché fare un massacro? Non puoi far entrare tutti. E quindi li hanno uccisi? E i morti non si possono infettare. Pensa te. Cos'è? Non lo so. Ellie sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Amico, vaffanculo. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera. Fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Ok. Li possiamo girare volendo, eh? Più. Andiamo a vedere cosa fanno quei bastardi. Fanno sempre così. No, non mi fa salire, raga. Sì. E tu che farai? Lo vedrai. Sì, lo vedrò. Ok, li abbiamo girati, buono. Ellie, ci sei? Bravissima, cucciolina. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Oh, documento. Dateci le nostre razze. Abbiamo perso Troy Hill a favore dei più schifosi fumanti pezzi di... che abbiamo mai preso in mano una pistola. Ok. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito, ma il più delle volte se lo tenevano. A Boston non è mai successo. Fidati, è successo un sacco di volte. Pure ragazzi, ora ogni volta che sento la parola quarantena mi viene... mi fa strano, perché l'abbiamo vissuta noi una quarantena, cioè, capite? Quindi, tipo... mi fa senso. Sì, Eden. Ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona, ok? C'è gente, raga. Qualche volta la paga devi guadagnartela. Sì, infatti. Ci eravamo quasi arresi. Iniziato a spararci. Stupida. Poteva fuggire. No, speriamo di no. Sti livelli no. Ucciso, messo la sua testolina nel mirino. E venga. Merda. Avresti dovuto tenerla. Farla entrare nel gruppo. No, impossibile. Quella ragazza ci avrebbe ammazzati nel sonno. Accidenti.
accorto di niente. Ma come? Che fede che ha fatto l'intelligenza artificiale qua. Oh mio Dio. E qua cosa c'è? Devo aumentare un po' la capienza del caricatore del fucile da caccia, raga. Cioè, 7 colpi sono veramente pochi. Ciao Track, benvenuto su Twitch, iscriviti, mi raccomando, Bomber, per non perderti nessuna mia live. Benvenuto a bordo del mio canale Twitch. Allora. Oh, mio Dio. Cacca, mi sei... Non l'ho visto. Oh! Ma va in bagno! Raga, non l'avevo visto minimamente. Che fail. Beh, su YouTube puoi seguire me. Hai un'alternativa. Beh, dov'è? Ma porca un bagno. Dietro gli scaffali. Oh cavolo. Niente, raga, mi è sfuggita di mano la situazione qua. Totalmente. Non ci credo. Come un cerino. Su, facciamola finita. Oh cazzo. Ehi, idiota. Oh Joel, prendici però. Gesù, Joel. Tranquilla piccolina. Come un cerino. Ah, cagare, maledetto. Tu e le tue Molotov. E che cazzo, vedo di credere i commenti però. Vabbè ragazzi, quanti cacchi ce ne sono? Tutto il 10. No, raga. Vabbè, raga. Cosa sta succedendo? Forza! No, no, raga. Sono troppi. Con le Molotov. Vabbè, non morire mai. Sei immortale. Occhio!
Ragazzi, siamo vista bruttissima. Cioè, veramente, cosa sta succedendo? Cioè, stava andando benissimo. Steso alla grande. Grande, grande Ellie. La situazione è degenerata. Ma dove è Ellie? Ti amo. Mi ha dato un kit medico. Sei un tesoro. Sei un tesoro. Grazie, Aftrak. Troppo gentile. Anzi, grazie a te di essere qui. Insomma. Aspetta. Saranno finiti? Erano 70.000. Ragazzi, sta parte non l'ho giocata per niente bene, scusatemi, ma la situazione è degenerata completamente. Forza, amico, hai solo due modi per uscirne. Ucciderti. Facciamo così, va? Merda! Ellie, cosa fai? Per un pelo davvero. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. Finiti? Raga, sono tanti. Erano in 70 qua dentro, erano 70. Grande, tanta roba allora. Bel regalo di compleanno. Io l'ho già prenotato, Deluxe Edition sullo store. Cavolo. Guarda quanti libri. Vorrei avere più spazio nello zaino. Piace leggere, eh? Beh, quando non sto scappando da cacciatori, infatti. Sì, la vuoi fare. C'è un bel po' di roba qua per terra che ci hanno lasciato i nostri amici. Tra virgolette, amici. Guarda, volevo fare proprio guarda, a dispetto. Brucia. Allora. A quanto poi sono finiti, per fortuna. Cerchiamo di traversare. Pronti? Lo sai qual è il tuo... Dov'è Ellie? Ah. Per un attimo l'avevo persa. Andiamo, Ellie. Bisogna essere pazzi per appendere dei soldati. Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. Mamma mia. Questi disperati sono quelli che abbiamo combattuto qui. Immagino di sì. Another three soldiers dead. What's going to take? Give up? Mamma mia. Mamma mia, Aftrak. Ora. Andiamo dove porta.
Non sono stati i cinesi allora. Tipo, ragazzi, cioè, è sbagliata sta cosa, nel senso... Fa attenzione quando scendi. Cioè, oddio, fino a un certo punto, in realtà. È stato off track. Sei un veggente. È stato lui, prendetelo. No, raga, che caldo, porca miseria, ma che è? Ci abbiano visto. Oh, ecco il nostro ponte. Siamo un po' più vicini. Penso. Continuiamo a muoverci, forza. Che ore sono? 8:46. Aspettate, ragazzi, metto un attimo in pausa che... Scusate, solo che... lasciamo perdere perché... sono circolati davvero tanti spoiler su The Last of Us 2. Infatti io non ho visto neanche i trailer. Ad esempio il trailer che è uscito qualche giorno fa non l'ho visto. Non l'ho voluto vedere. Posso saltare così lontano? Se mi fai salire posso spostare quell'asse. Vabbè, poche parole, mi devo sporcare di sta melmazzozza, che schifo. Ok. Allora, possiamo potenziarci. Direi velocità cura, ragazzi. Direi proprio di sì. Normale, off track, sto giocando normale. Sì, anche perché è un let's play, quindi non volevo sclerare, insomma. Ci sta in normale. Cioè, come il gioco alla fine deve essere giocato normale, quindi ci sta. Le colonne sonore, mamma mia, che belle. Sono tra il tragico ma anche rilassante. Cose tipo Zattera. Possiamo usarla? Ah, fin lì, porca miseria. Gira, gira.
Ok. Che diavolo è sta? Sali, tagliamo attraverso l'hotel. Ok. Perfetto. Aspetta che di qua si può andare, non ho controllato cosa c'è. C'è roba. Che schifo. Il cordyceps. Arrivo lì. C'è roba qua, lo sapevo. Cavolo, se c'è roba, biglietto scorta. Succederà stanotte, prendendo il punto di controllo orientale. Ho messo da parte dei riferimenti extra presso gli appartamenti Regal. Sono marchiati con una X rossa. Frequentavi spesso le caffetterie? Sì, molto spesso. E cosa prendevi? Beh, solo caffè. Ci sta. Via libera, Ellie, scendi. Siamo dentro l'hotel. C'eri mai stato in un posto così? Prima che andasse tutto in malora, dico. No, troppo sfarzoso per uno come me. Doveva essere un bel posto. Brutto spoilerarsi, molto brutto. Cioè, ti rovina completamente l'esperienza. Per me possiamo salire là. No, è troppo in alto. Vediamo cosa troviamo. Intanto qua c'è roba. Mamma mia, la macchina del caffè, guarda. Mi manca il caffè. Pensa, raga, non c'hanno neanche le cose per fare il caffè, cioè, per dirvi. Chissà già da quanto non lo beve una bella tazza di caffè. Sono lussi che durante l'apocalisse non puoi permetterti. Ok. C'è qualcosa lì. Poi devo scendere. No, io Valhalla, ragazzi, sarò sincero, più lo guardo e più non mi sconfiffera, non lo so. Più che altro perché di Assassin's Creed alla fin fine non c'è quasi più niente, raga. Cioè, parliamoci chiaro. Dove posso mettere la scala? Ah, lì, ok, ci sono. Sali. Ok. Fa attenzione. Mamma mia, qua è peggio di Villa dei Vecchi, raga. Scale qui. No, mi si sta spegnendo il televisore. Ok.
Sì, domani, sì, quasi ogni sera le farò, quindi sì, domani sera andiamo avanti con The Last of Us. Forse andiamo anche su Warzone ancora con Simon, Luca e Brian, come stasera. Abbiamo fatto prima serata Warzone e seconda serata adesso The Last of Us. Adesso vediamo. Seguitemi anche su Instagram, ragazzi, per sapere appunto il tema delle live, eccetera. Poi ovviamente tutte queste live di Twitch, ragazzi, le caricherò anche su YouTube, sul canale. Bravissimo. Preparali, preparali. Adesso, ragazzi, tra poco chiudiamo perché è già quasi l'una, eh. Sì, mancano 5 minuti. Oppla, ce n'è uno. Muori, maledetto. Occhio di ore che qua ce ne sono altri. Sparate che non mi vedi. All'aria sparate. Ah no, maledetti. Headshot. Do al braccio e l'ho staccato. Figlio di... Mamma mia. Così cattivo, Joella, mi piace. Ragazzi, proviamo bene queste stanze. Nada. Vabbè, prendiamo il mattone. Ok, abbiamo potenziato il tubo. Sto girando in tondo, mi sa, eh.
Vi faccio compagnia, ragazzi. Mattone o bottiglia. Questo è il problema. Ragazzi, è una scelta importante. Fregato. Ok, c'è uno là in fondo. Due là in fondo. Gira attorno. Oh cazzo. Come un cerino. Ti ridurrò in... Oh, e mori. Cavacca. Tutte colpe mi ha fatto sprecare sto... Joel, guarda. Che fiuto. Dietro di te. Già, abbiamo pianto tutti. Ho pianto anch'io quando ho vissuto qua su Twitch, ragazzi. Purtroppo quel primo episodio non avevo attivato l'impostazione di Twitch che mi salvava le live. E per chi l'ha vista, ragazzi, ma non ho potuto salvarla e quindi caricarla su YouTube. Quindi Let's Play, appunto, su YouTube parte col secondo episodio di Twitch, però in realtà l'ho messo come primo. Non so se curarmi, no. Sprecheremo un kit medico. Ragazzi, siamo in 9. Benvenuti, chi c'è? Benvenuti a tutti. Concordo. Allora, esploriamo bene queste stanze, ragazzi, anche se credo che non ci sia granché, però qualcosa di sicuro ci sarà. Nel bagno c'è sempre qualcosa. Lo sapevo. No, mi sa che di qua siamo avanti, però aspetta. Hanno scelto la strada facile, eh? Non è facile. Mamma mia. È stato meglio così, piuttosto che farsi prendere da un clicker o da un cacciatore.
Fidati. È una coppia. Non è facile. Porca miseria, sono suicidati insieme. Mattone, tutta la vita. Bottiglia o mattone? In realtà mi sa che abbiamo visto quasi tutto, sapete? No, qua siamo tornati di là. Sì, mi sa che abbiamo visto tutto. Ok. Non c'è niente. Dobbiamo scendere. Bravissima piccolina. Buono. C'è anche un tubo di ferro. Ah, la mazza da baseball. Ah, ma siamo tornati. Siamo tornati indietro. Si lasciano perdere, guarda, il remake del 4, perché guarda, veramente, non ho parole. Infatti non ho portato neanche le notizie sul mio canale, che non me ne frega, guarda. Proprio. Cioè, invece di concentrare su Code Veronica, vanno a pensare al remake del 4, che è inutile. Quando c'è la remaster del 4, che è godibilissima anche così. Secondo me non ce n'è proprio bisogno. Ma proprio zero. Code Veronica piuttosto, sì. Però ho fatto tipo la Resident Evil 2 Remake. Con la stessa cosa, enigmi eccetera. Allora, che è tutta questa tranquillità? Mi sto preoccupando. Ma ci sono... Non ci sono venuto qua, o sì? Sì, invece. Raga, ma sono tornato indietro io. Io sono tornato indietro malissimo qua, eh. Sto girando in tondo. Di qua è giusto. Ah, di là si deve andare. Qua c'è roba. Ottimo. Raga, ma che è tutta sta tranquillità? Non c'è nessuno?
Oddio ragazzi, non ci sto capendo più niente. Tutto uguale sto posto. No, sto tornando indietro di qua. Porca miseria. Devo andare da queste scale là. Ecco queste. Ok. Vediamo dove porta. Oddio, ma qua c'è il pezzo. Oddio, raga, qua ci caghiamo addosso. Si sa mai. Sarà un po' stretto, ma si può fare. Ok. Raga, preparatevi perché sta. Questa qua è una delle parti più, forse più paurose del gioco. Proprio a livello orrorifico, eh. Su cui salire. Ci siamo. Ci siamo. Raga, mi sta venendo una famina. Ah, ci siamo separati, ragazzi. Siamo soli. Sto bene. Porca tu vacca. Stai bene? Pensa io. No! Rimani lì! Salgo io da te! O ci provo. Mamma mia ragazzi, sto pezzo è il mio incubo in sto gioco. Da che parte? È pieno di infetti adesso. Siamo soli e dobbiamo cercare di risalire da Ellie. Mamma mia. No, stiamo finendo il fiato, Joel. Porca miseria. Ok, devo girare questo cancello. Ah sì. Come lo giriamo? Questo rumore? Che brutti rumori, raga. Ok, l'abbiamo girato.
Iniziano i problemi. Madò, raga, sto pezzo è un incubo. La merda. Tutti i topi, che schifo. Infatti io... ne avevo già preso il fucile a pompa in mano. Madò, mi ricordo che devo attivare il generatore, ne arrivano un casino. Tessera. Ho sbagliato tasto. Volevo ricaricare, non sparare. Immagino. Devo attivarlo per forza, ragazzi, anche se non sarà bello. Cosa? Corri Joel! Non ti... Vabbè raga, mi si è imparato i tasti. Cazzo! No, 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 ya, ya, ya.
la bocca, che male. Ragazzi, mi sono imparati i tasti prima. Non so perché mi ha bloccato qua quella maledetta zombie. Raga, prima volta che muoio nel let's play, eh. Questa è stata la prima volta. Ma lo sapevo che in sto pezzo. Raga, io me vado da qua. Devo andarmene, ragazzi, in modo di... Da dove mi ha colpito? Ma sta da lì! Ti piace così? Oddio santo! Non ci credo. Un'altra volta. Madonna il signore, ogni volta mi fa impressione sta scena però. Ah, è vero, ero morto anche lì una volta, c'hai ragione. Non vi sfugge niente, ragazzi. Ma raga, devo... La testa ce l'ho, devo solo trovare la via d'uscita. Caputtana! Sto bloater di merda, raga, è lui il problema? Vabbè raga, però dai. Gli avevo lanciato la bomba. Non è esplosa. Ragazzi, il problema è quel bloater. È scomodo, eh. Maledetto. Guarda, 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 guarda. Niente, niente. Raga, mi sta facendo arrabbiare questo bloater. Mi sta facendo arrabbiare. Ora basta. Non mi ricordo neanche dove è il cancello, la porta, è quello. Niente, oh. Niente. Niente. Basta che si avvicina e sei morto. Sei morto. Notte off track. Madonna santa, però dal nulla arrivano. Ecco la strada di qua. Trovata. Forza.
Dai, usa la tessera, ce l'hai. Ce l'ho fatta. Ma vaffa in bagno. Ah. Ah, è stato facile. Devo trovare Ellie. Joel, ti picchio. È stato facile a cosa? È stato facile. Nulla. Tavolo da lavoro, però prima adesso troviamo altri. Esatto, qui. Niente. Ok, non sembrerebbe. Allora, ci siamo. Fucile da caccia, devo potenziarlo assolutamente. Mirino, velocità di ricarica, capacità caricatore. Velocità di carica. E mirino. Ok, dovrei avere il menu da check-in adesso, sbaglio. Sì, bel lavoro. Esatto, c'è il menu da check-in adesso. Ta-da! Oh sì. Ora si ragiona. Tu? Non oggi. Ottimo. Dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti questi schifo. Che diavolo era? Ok. Yes. Sto cercando se c'è una provvista, ragazzi. Non sembrerebbe, però. Mamma mia. Ottimo. Thank you.
Ok. Dai Joel, dai Joel. Grandelli. Merda. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Già. Direi proprio di sì. Ora vomito. Ah, povera. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No. Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? In effetti. Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Qua ha sbagliato Joel, raga. Povera, cioè, l'ha salvato la vita alla fine. Cioè, va bene che è stato rischioso, quello che vuoi, però. Aspetta qui, ok? Certo, Joel. Non vado da nessuna parte. Qua c'è la roba. Eccomi qua, piccolina. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Non sono dove andare. Odio queste stronzate. Dai, Joel, su. Coltello, già il secondo che non posso prendere. Piastrina delle luci. Colby Reed. Ok. Cos'è? Armi corpo a corpo potenziate. Ottimo. Quindi durano uno in più, o sbaglio, no? No? Eh sì, posso ancora migliorarlo. Ok. Guarda un po'.
Uno sfondo. La gente li usava per scattare foto ricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, Ellie, c'è qualcosa che ti preoccupa? Ah, non volevo disobbedirti prima. Ci stavi che mettendo un sacco e così ho pensato che ti fossi cacciato nei guai. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio, è solo che... Non importa, Joel. Dai, bro, ti ho salvato la vita, su. Povera. Cioè, fargliela pesare così tanto non è giusto. Quella porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Io sì. Forse questo ci può aiutare. Pesante. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che ne dici? Andiamo. Ok. Andiamo, piccolino. C'è qualcosa secondo voi? Sì. Ok. Oddio, da che parte? Ah, di qua. Ok. Ragazzi, io direi che per stasera può terminare qui. Adesso faccio un attimo salvo, quindi per un attimo non vedrete niente. Ok, eccoci qua. Ragazzi, che dire, io vi ringrazio, vi mando tanti tanti baci, grazie per aver seguito anche questa sera il mio canale Twitch, noi ci vediamo domani sera con nuove avventure. Quindi, ragazzi, grazie a tutti, buonanotte e vi saluto vi dando un abbraccio enorme. Buonanotte ragazzi, alla prossima.